Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte?» E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7». Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Siamo sempre all'interno del discorso comunitario e uno dei cardini della vita cristiana, dell'esperienza cristiana, è proprio il perdono, il perdonare il fratello. E Pietro dice, pone a Gesù una domanda che si ponevano: quante volte devo perdonare il mio fratello che pecca contro di me? 7 volte? E già penso che a Pietro gli sia sembrato di dire un numero esorbitante, no? 7 volte, uno che sbaglia con te 7 volte, tu 7 volte lo devi perdonare. Ma Gesù naturalmente lo supera infinitamente, non fino a 7 volte, ma 70 volte 7, un modo per dire devi perdonare sempre, evidentemente. E poi racconta una parabola che riporta solo Matteo, la cosiddetta parabola del servo spietato. E come sappiamo, ogni parabola è un racconto strano, è un racconto che ha al suo interno degli elementi che fanno sobbalzare l'ascoltatore. In questo caso l'elemento strano è che questo re ha un credito con un povero servo di 10.000 talenti. 10.000 talenti è una somma assolutamente esorbitante, non saprei fare l'equivalenza in euro oggi, ma una cosa come 1 milione di euro, cioè un debito spaventoso che sicuramente il servo non potrà mai ripagare. Ecco, la cosa strana qual è? Che questo re, nella sua estrema generosità, glielo condona tutto, cioè gli condona un debito enorme. Mentre poi quando lui esce e ha con l'altro servo, con un suo collega, ha un debito di 100 denari, che vogliono dire 100 giornate di lavoro, è un debito assolutamente ripagabile, un quarto dell'anno lavorativo. Quindi un debito molto piccolo in confronto a quello che lui aveva col re. E quella cosa strana, un altro elemento strano della parabola, è che invece lui, che pur ha avuto questo enorme condono,
così neanche lo Stato italiano ha pensato mai a una cosa simile, lui non condona al suo debitore che aveva un piccolo debito con lui. E allora il re lo chiama servo malvagio. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Il messaggio della parabola mi sembra molto chiaro. Davanti a Dio noi siamo dei debitori perdonati, di debiti enormi davanti a Lui, i nostri peccati nel corso di tutta un'intera vita. Il Signore ce li perdona e allora chiede a noi, come ci ha ben insegnato nel Padre nostro, di perdonare anche ai nostri debitori. Rimetti a noi i nostri debiti, ecco, si parla proprio di debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E allora conclude Gesù: anche il Padre mio celeste farà con voi così, cioè vi metterà vi darà in mano agli aguzzini, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. È chiaro che il perdono va sempre coniugato insieme alla giustizia, è chiaro che il perdono non è buonismo, non è passare indifferenti sopra le ferite ricevute, è tutto chiaro, però al cuore resta che se tu hai veramente fatto l'esperienza del perdono di Dio, non puoi, almeno come tentativo, non puoi non cercare di avere lo stesso atteggiamento verso i tuoi fratelli. Perdonate e vi sarà perdonato.